La cosa importante è che queste persone possano raccontare quanto i nostri figli e i ragazzi autistici o comunque con un ritardo mentale possano invece essere propositivi, possono dare un contributo anche artistico, no? Al proprio talento. Al Mengo si è parlato anche di autismo e soprattutto di talenti. Sin dal 2019 il Mengo e l'associazione Autismo Arezzo hanno infatti collaborato attivamente e venerdì 8 luglio è stato fatto un altro passo in avanti, un'intera giornata dedicata ai temi della disabilità intellettiva e dell'autismo. L'appuntamento sotto le logge Vasari in Piazza Grande è stato così con E ora la vita. Il talento non conosce limiti. Nella nostra idea, della nostra piccola associazione, è quella di provare a dare anche questa opportunità ai ragazzi autistici aretini, cioè a confrontarsi con il mondo dello spettacolo e del doppiaggio. I nostri ragazzi, sapete che sono, come anche mia figlia, sono appassionati di cartoon, di voci, dei suoni, e imparare a controllare la propria voce e ad usarla e a magari e copiare, perché il senso del riportare per loro è fortissimo, secondo noi è una strada da esplorare. Tra gli ospiti così l'attore e doppiatore Franco Mannella. Noi lo abbiamo chiamato oggi nello sforzo di avvicinarlo ai nostri temi, che sono tutti per lui, sono tutti da scoprire, però noi lo abbiamo chiamato perché per farci raccontare come funziona il lavoro, il mestiere del doppiatore. Vuoi sapere di Roger l'alieno? Ha questa vocalità che spazia dal basso verso l'alto e ha tutta una serie di colori ed è un alieno, personaggio strepitoso perché è fuori da ogni canone. Ed è molto amato dai ragazzi. Spazio poi al Prato, di nuovo alla musica, una serata che ha visto una chiusura col botto col DJ set dei Freak Brothers, ossia Pau De Negrita e Roy Paci. Arezzo! Mengo Festival!